Allora, e allora l'Elis torna in possesso di palla, si ricomincia, c'è il pressing sfrenato da parte di Frillich che per poco rischia di recuperare questo pallone, ma il pressing anche Amore in zona offensiva. Amore calcia con il mancino subito, prima opportunità ottima per la Mundial. 4 in barriera, fisca l'arbitro, è pronto Capriotti che lascia l'incombenza al suo numero 4. Punizione eccezionale di Verchiani, Mundial subito avanti. Pallone in profondità, attacca l'Ellis sul lato sinistro del campo, va direttamente alla conclusione in porta, gioiello meraviglioso da parte del numero 10 dell'Ellis, pareggia subito la squadra ospite. Serie di finte, prova a passare in mezzo a due, ci riesce, gran giocata di Casagrande, imbucata dentro per Frillich che apre il piattone, azione bellissima di Casagrande, Frillich conclude e Mundial che trova nuovamente il vantaggio. Casagrande entra in area di rigore, lato sinistro, ancora un'altra sterzata, grandissima giocata, ne salta due, pallone in mezzo, palla che passa, poi arriva Frillich, pallone in mezzo, Casagrande, deviazione sotto porta, non trova i pali della porta dell'Elis. Mister della Mundial non ha seguito proprio le istruzioni alla lettera, il numero 8, allora Casagrande fra le linee, grandissimo pallone verso Sbrega, sul secondo palo c'è anche Amore, la grandissima risposta del portiere che gli esce addosso, allarga molto bene verso Sbrega che mette giù, cross in mezzo, pallone che si impenna dopo il colpo di testa, si gioca al limite dell'area, la raccoglie Casagrande, può anche calciare, ci prova Casagrande, pallone al lato, non di molto. Battuto il corner, al centro e va vicinissimo al terzo gol Amore, ha staccato più alto di tutti il numero 9. Pallone in avanti, la corsa, la velocità di Casagrande, pallone in mezzo, l'ottima risposta da parte di Consalvi che se l'è cavata. Mané, velocissimo, recupera il pallone con il tacco magico verso Farina, Farina davanti a Consalvi, Farina va sul tris, la Mundial esulta. Battuto da Capriotti sul primo palo, palla che passa e sotto porta, cala il poker, la Mundial, ha segnato Mané dopo l'assist meraviglioso di poco fa, va a condire la sua prestazione. Lai, doppio tocco, ancora una volta pallone verso Frillich, Frillich messo giù, calcio di rigore in favore della Mundial, è stato molto bravo Frillich a mettersi davanti, a subire questo fallo. È pronto Lai contro Consalvi che danza sulla linea, parte Lai, la mette lì dove Consalvi non può arrivare, e allora sul velluto in questo secondo tempo la Mundial. Allora adesso si allunga benissimo il pallone Farina, diventa un suggerimento in verticale per Mané. Ancora Mané in area di rigore, prova a sfondare Mané, ancora una volta con Salvi, non perfetto, arriva Farina che si divora il gol del 6-1. Marinoni in avanti a cercare Barrecchia, corre velocissimo Barrecchia, più veloce di lui il numero 37, Barrecchia, conclusione sul fondo, disturbato Barrecchia. Tosoni perde il rimpallo, ne può approfittare Farina, sono 4 contro 2 per la Mundial che si distende, Farina vince un rimpallo dopo il passaggio sbagliato, ancora una volta Farina resiste, poi arriva la conclusione, la parata a terra di Consalvi, ma non c'è più tempo, può bastare così, la Mundial demolisce 5-1 l'Elis e ottiene 3 punti fondamentali.